uno scenario surreale, uno scenario magico, rotto solo dal belare delle pecore. E qui, a Piano Roseto di Crognaleto, che si svolge la 153esima edizione della Fiera dell'Agricoltura. Un evento significativo, importante non solo per il territorio teramano, ma per tutta la storia e la tradizione della pastorizia abruzzese. Ci troviamo in uno degli scenari più suggestivi subappenninici e precisamente nel Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, a 1100 metri di quota. Ed è proprio qui, su questo meraviglioso panorama naturalistico, che si festeggia la natura e soprattutto i colori, i profumi e i suoni di questo scenario incantevole. Una bella soddisfazione per il presidente Giustino Di Carlantonio, presidente della Camera di Commercio, una 153esima edizione baciata dal sole, da un'aria frizzante, da tanta tanta gente che ha accolto il vostro invito. Devo dire quest'anno anche resa più solenne dalla presenza di Monsignor Secce, che ha celebrato la messa, quindi una bellissima giornata, non solo una celebrazione delle antiche tradizioni della pastorizia, ma anche un momento per riflettere sulle numerose problematiche che affliggono quest'area. Una missione pastorale in tutti i sensi, quella di Monsignor Seccia. Sicuramente una missione pastorale. Speriamo di trascorrere una bella giornata insieme, ci sono tutte le premesse, il tempo ci ha assistito, quindi buona giornata a tutti. Mentre lei sta vivendo questo momento, so che già sta pensando alla 154esima edizione, quindi probabilmente la macchina organizzativa oramai si può dire già sta partendo. Certamente, qui la organizziamo in collaborazione con i due sindaci, quest'anno D'Alonso e Minossi, con i comuni di Crognaleto e Cortino. Una grossa mano sul piano operativo ce la dà la Proloco di San Giorgio e penso che le cose vadano sempre meglio, perché vedo che ogni anno questa manifestazione cresce nell'interesse di tutti, del pubblico, delle istituzioni. Una bella soddisfazione, manifestazione riuscitissima, tanta gente, tanti allevatori che hanno raccolto il vostro invito. Una festa della natura, la possiamo definire tale, in uno scenario magnifico quale è appunto quello del Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Ma io direi proprio di sì, cioè la festa della natura in uno scenario bellissimo, devo dire anche ben organizzata, forse sempre meglio dalla Camera di Commercio di Teramo in collaborazione con la Proloco. E sicuramente questo sarà, oltre a essere un motivo di orgoglio per la Camera di Commercio, può essere uno dei tanti mezzi per rilanciare il nostro territorio montano. Territorio montano che probabilmente è anche poco conosciuto dal grande pubblico. E allora la Camera di Commercio, oltre che con questa manifestazione, anche con altre manifestazioni, tende appunto a rilanciare questo territorio che secondo me meriterebbe tanto, perché non ha nulla da invidiare rispetto agli altri territori anche della montagna del nord Italia. Formula vincente resta sempre la collaborazione e il partenariato con Proloco, i comuni montani e le varie altre sigle istituzionali che hanno potuto consentire la riuscita di questa manifestazione. Quindi uniti si vince. Ma uniti si vince con la collaborazione fattiva proprio della Proloco, dei comuni, con il grande impegno anche di risorse finanziarie da parte della Camera di Commercio di Teramo, perché insomma la Camera di Commercio di Teramo da tempo sta lavorando per la riuscita di questa iniziativa. C'è da dire che l'anno scorso abbiamo avuto 10.000 visitatori, speriamo quest'anno di superarli. Insomma, noi facciamo di tutto perché la montagna possa veramente essere un punto d'orgoglio, un volano per la nostra economia. Mi preme ricordare poi che tutto ciò viene fatto qui a Piano Vomano, a Piano Roseto,
Stessa cosa noi stiamo facendo per i prati di Tivo. La Camera di Commercio ha investito tantissimo. Gli impianti di risalita sono stati sostituiti anche e soprattutto per merito della Camera di Commercio. Insomma, le risorse degli imprenditori io credo che vengano ben spesi da parte dell'ente camerale. Una giornata baciata dal sole e la Camera di Commercio, che tra l'altro oramai da una decina d'anni ha rilanciato e cura l'intero pacchetto organizzativo di questa importante manifestazione, la 153esima Fiera della Pastorizia. Un evento per voi significativo, di grande vanto e soprattutto di indubbio successo. Sì, è da circa una decina d'anni che la Camera di Commercio di Teramo ha deciso di rilanciare fortemente questa iniziativa, che ha una storia, una tradizione lunghissima, la 153esima edizione, come diceva lei, e questo perché la Giunta Camerale ha deciso di impegnare risorse finanziarie e anche organizzative per tentare di rilanciare un po' l'economia della montagna che, come sappiamo, incontra notevoli difficoltà ad andare avanti. E appunto per dare stimolo, per dare fiducia e per testimoniare l'impegno che un'istituzione come la Camera di Commercio vuole mettere sul territorio e quindi dare fiducia agli allevatori che ancora oggi con notevoli difficoltà portano avanti questa attività così tradizionale ma anche così redditizia un tempo per le nostre economie montane, e la Camera di Commercio ha deciso di ogni anno di riorganizzare e negli ultimi anni diciamo anche di ampliare questa tradizionale manifestazione. I numeri vi danno ragione, vista anche la folta presenza di pubblico e soprattutto di espositori, vuol dire che l'appello lanciato dalla Camera di Commercio è stato raccolto tanto dal pubblico telespettatore quanto dagli espositori. Certo, nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto un notevole incremento sia in termini per quanto riguarda gli allevatori presenti che per quanto riguarda i produttori di prodotti tipici che partecipano alla manifestazione. È naturale che questo è un evento che vuole richiamare un po' l'attenzione del mondo istituzionale e politico sulle problematiche dell'agricoltura di montagna e della zootecnia. Noi vorremmo sicuramente fare di più a favore degli allevatori che, come dicevo prima, incontrano notevoli difficoltà a portare avanti le proprie attività, e questo naturalmente non vuole essere un momento risolutivo delle problematiche dell'agricoltura di montagna, ma vuole essere un momento di attenzione per evidenziare appunto le problematiche e le difficoltà con cui questi operatori si trovano ad affrontare quotidianamente. Sindaco Minosse, lei insieme al collega di Cronialeto, che tra qualche istante sentiremo, ci ospitate questa calca umana qui sui vostri meravigliosi monti, sui vostri meravigliosi territori. Anche per voi una grande soddisfazione, perché è un momento di celebrazione della natura, dei suoi fasti e di questo spicchio d'Abruzzo che è veramente unico. Sì, è vero, è una cosa fantastica che ormai da diversi anni, c'è stato un periodo di, diciamo, si era un pochettino fermato, poi invece è ripartita alla grande grazie anche alle istituzioni che, ecco, la Camera di Commercio, gli organizzatori che si sono dati da fare. È una giornata fantastica, ormai è conosciuta credo in tutta Italia questa manifestazione, e lo possiamo vedere dall'affluenza di gente. È una giornata veramente a contatto con la natura, con gli animali e per fare pace un po' con il mondo. È un po' il padrone di casa, perché i nostri piedi si sono fermati sul suo territorio con il sindaco di Cronialeto Giuseppe D'Alonso. Descriviamo questa giornata baciata dal sole, fortunata dal punto di vista dell'accoglienza turistica e soprattutto una grande, importante giornata di celebrazione della natura e dei suoi fasti. Ma io credo che il vero padrone di casa, o meglio, i padroni di casa sono proprio i pastori. Questa è una giornata dedicata a loro, dedicata a quella che è stata il lavoro dei pastori. Noi, grazie alla Camera di Commercio, che ci tengo a sottolineare,
perché ritengo che sia l'unica struttura che ad oggi supporta un attimino l'organizzazione di questa bella manifestazione. È una manifestazione in crescita, ogni anno aumenta sempre più, lo dimostra, insomma, quest'anno abbiamo anche il buon signore che ci accompagna con il sole, poi Sua Eccellenza il Vescovo, insomma, ha svolto una cerimonia, io mi sono sentito quasi a San Gabriele, c'era un plebiscito di gente, quindi significa che c'è molta attenzione, ci organizzeremo sempre di più, sempre meglio per, come dire, rivalutare il nostro territorio, i nostri territori e soprattutto i pastori che sono, insomma, un po' l'anima di questa manifestazione. Presidente, benvenuto nel Teramano, sui nostri monti, siamo nel Parco Nazionale Gran Sassolaga, montagne a voi vicine perché tra l'altro si può dire siamo confinanti. E per voi la vostra presenza qui ha un significato particolare, è una manifestazione gemella perché anche voi festeggiate la natura e celebrate gli animali, l'allevamento, la pastorizia. Beh, nella nostra tradizione la pastorizia appartiene ad una storia che è molto più lontana ed è stata la ricchezza di queste nostre montagne. E il parco è lo stesso, noi ogni anno, ormai da 53 edizioni, il 5 di agosto facciamo una rassegna ovini che è più o meno, diciamo, simile a questa, sia pure organizzata in modo diverso. Il rapporto fra L'Aquila e Teramo si consolida sempre di più, sono due manifestazioni che hanno lo stesso fine e quindi possiamo dire che sono due manifestazioni gemelle. Sono manifestazioni, si sono perse un po' nei ricordi e rappresentano un po' una tradizione scomparsa, i cui depositari sono rimasti forse solo gli anziani. Vedete voi dirigenti di Camera di Commercio nelle nuove generazioni un certo avvicinamento, un certo interesse alla riscoperta di queste antiche tradizioni sepolte? Ma io credo che ci sia una rivisitazione anche di questo mondo del lavoro e dell'impresa. L'impresa zootecnica sta per alcuni versi riprendendo un'immagine positiva che non è soltanto un'immagine della sofferenza, quindi speriamo che gli sforzi che stiamo facendo portino dei frutti perché sono poi collegati al prodotto che non è soltanto l'allevamento ma anche ad altri prodotti che poi hanno anche funzioni rispetto al territorio, al turismo e quindi ad un altro mondo di impresa. We'll be right back.